io stavo guardando bancarelle più belle del mondo, quanta gente che gira qua attorno senza manco comprare un panino con porchetta. Scusi maestro, ci metta la crosta, ma è già pronta la risposta. Ed eccolo qui, lo vedi arrivato Stellina. Ma che va trovando Stellina? E allora tu dillo a Stellina. Fiera di San Martino a Grotta a Mare, come vedete c'è anche lui, il re delle fiere, la Purcatte. Quindi vediamo noi il lunedì, il martedì, il giovedì e sabato su Super J canale 634, la mail di la Stellina @superj.it, il numero WhatsApp 351 75 32 450. Fiera di San Martino a Grotta a Mare, andiamo a vedere cosa dice, cosa dice la gente. C'è anche la Porcata. Che vedete, va là questo? Alla fiera di San Martino. Ma si sta il ragazzo? Sì, sì, si sta, si sta. Come si chiama? Si chiama Poli. Poli. Guarda. È un conuro testa blu. Ma quanti anni è che ce l'hai? Questo c'ha 3 mesi, 4. No. Io ho un allevamento a Corropoli. E questo te lo porta a spasso? Questo così lo porta a spasso. Non può, cioè vola, però non può, vola. Sta con te, insomma. Sta con me. Tranquillo. E dentro la macchina dove lo metti? Dentro al trasportino o sopra la spalla? E che ti fa la navigatore qua? Che ti dici? Come destra, era? Sinistra. Imbo ciao, mo sta nervoso contro te. Sta nervoso? Sta gistinghi, questo Poli, sì. Sagiti. Poli tranquillo, non mi piace dicirlo. Va bene, maestro, grazie. Quindi da Corropoli alla fiera a Grotta a Mare. A Grotta a Mare? Invece a Corropoli che si dice? Niente, che si dice a Corropoli? Tutto regolare. Si magna e vasto. Vabbè, questo ci piace, ci piace, mica una chiacchiera. Vabbè, maestro, okay. Grazie, buona giornata. Ci ciao, vediamo. Poli! Pango da 10, ste castagni dove sono? Ci abbiamo i marroni dei Monti Sibillini, roba di prima scelta, raccolti. Ci abbiamo poi questa qui, roba di Arquata. La castagna. La castagna, ci abbiamo anche il riccio lì davanti, sempre roba bella. Ci abbiamo le noci di Acqua Santa, le mandorle, ci abbiamo un po' di tutto. Poi ci abbiamo un po' di roba dalla Puglia, carciofi buoni, uva speciale, moscato. L'olio com'è quest'anno? Quest'anno abbiamo l'olio di cerignola. Quindi, stiamo vendendo bello forte, 10 euro al litro. Quindi 5 litri, 50 euro. 50 euro, l'offerta della fiera. Vai. Fiera di San Martino, fiera importante. Sì, molto. Come la stai vivendo? Che hai comprato? Ho comprato veramente un pigiama. Un pigiama. Adesso compro anche le castagne, il vino cotto e devo dire che ci è mancata tanto questa fiera. Almeno a me è mancata tantissimo. Una cosa istituzionale, una cosa antica, sì, che è mancata, sì, da qualche anno, non si da qualche, un paio d'anni penso. Secondo te che Natale sarà? Più caldo degli altri Natali, più caldo, perché penso che le cose stanno migliorando e quindi io spero che sia un bel Natale. Non sei... È la mia amica. Non sei preoccupata degli ultimi contagi che risalgono? No. No? No. La vuoi vivere, diciamo, in maniera più... Sì, lo voglio scansare sto pensiero, perché non è che si può stare a pensare sempre. L'attenzione, per carità, è giusto, però è giusto che si viva, perché se questo non è vivere. Maestro? Tutto fisso. Stocca fisso, è buono? Abbastanza. Stocca fisso, che si dice perché, a Grotta a Mare? Perché piace. Eh? Perché piace, ho un'intervista. Intervista, che si dice a Grotta a Mare? Che se vuoi. Ci mancava questa fiera. Sempre in peggio. Sembra in peggio? Sì. Perché? Perché? Stai bello seduto in piazza, guarda, oh, che tipo di intervista sono? Su che canale? Questo è 634, un canale che fa Abruzzo e Marche. Ah, ho capito. Fiera col vino, giustamente. A San Martino. State brindando. Salute allora a tutti. Come le vedi queste fiere che stanno ripartendo piano piano? Beh, finalmente, dopo tanto tempo, sia di nuovo tutti insieme a festeggiare. Anche troppo magari, però. Dopo due anni di assenza
adesso diciamo la fiera ha ripreso quota e stasera probabilmente vedremo delle belle, perché tutti quanti verranno in questa splendida cittadina. Certo, certo, certo. San Martino, un po' di vino ci sta tutto. Salute a tutti. Grazie. Ciao, buona, alla prossima. Buon bicchiere. Bella croccante. Quest'anno è speciale, quest'anno. Si sente l'odore? Fa Matteo la croccante. Ma si sente? Si sente. Guarda la croccante, va. Guarda come gira. Buongiorno. Eccoci. A che ora si sforna? Verso tra una mezz'oretta, tra una mezz'oretta. Allora, prepariamo il tutto. Tra una mezz'oretta ripassiamo. E da San Nicolò siamo venuti a mangiare il croccante a Grotta a Mare, perché tanto era vicino, abbiamo detto mo ci allunghiamo. Ninghe lontane. E vai, questo è un misto? È un misto, sì. Mandorle, nocciole e nocciole. Caspita, te una bella faccia, sai come si dice là noi, da lontano, fa una bella vicinanza, capito? Va bene, va bene. Finalmente dopo tante puntate gli andiamo dietro a San Nicolò, siamo venuti fino a Grotta a Mare, ci mangiamo un bel pezzo di croccante. Mista! Aperta Grotta a Mare, che cosa hai acquistato? Il cane lo portavi, no? Sì, sì, il cane è nostro. E abbiamo preso dei vestiti per i bimbi e dei cappelli per noi. Come ti sembra questa aria di fiera? No, è una bella giornata, si sta bene, non fa freddo, non piove fortunatamente. Non è pieno pieno, ma meglio si riesce a circolare così, bene. Così è ancora potabile. E poi ci sono i buonissimi fiori di zucca che abbiamo appena preso. Prendiamo nota, fiori di zucca. Noi veniamo a Grotta a Mare perché siamo i migliori. Qua la tradizione della porchetta teramana, noi siamo i più forti. Teramo batte tutti. Questa fiera, questa è la prima, dopo due anni l'hanno rifatta, però vedo poca gente. Purtroppo un po' col Covid, un po' con le mascherine, un po' con tutto, è un casino. La gente ci hanno paura, però speriamo che riprendiamo bene, dai. Allora, dai. Tu mica stai lavorando? No, io passeggio per la fiera. Come va questa fiera? Bellissima, stupenda. Ce l'hanno il Green Tass, mi ricordo. Il Green tu. Tass qua ce l'ha tutti quanti. È una fiera molto economica, si paga all'incirca sulle 300 euro. Viva San Martino! E con due giorni può darsi pure che non li ingassi. Però li paghi, non è un problema. L'interessante è pagare. Contribuire. Così il comune può aggiustare l'asfalto, le bocchette della fognatura. Ma dopo le fa interventi? E quando è avanza qualcosa, sì, non sempre, logicamente. Prima devono riempire le tasche del comune, poi se ci avanza qualcosina, però noi contribuiamo sempre. Vabbè, ma mo che te meni? Mo diciamo un panino con la porchetta di maiale. Porchetta di maiale. E poi mi faccio pure una bella salsiccia di maiale. Però me lo devo mangiare da solo perché mia moglie è musulmana. Non mangia maiale. Allora tu vengo nascosto. No, a mia moglie invece riporta la mortadella perché lei è convinta che è dell'asino. Allora rimangi il porco e la mortadella. Va bene, maestro, grazie. Concludiamo dicendo che la bancarella Giampaolo Company è la bancarella migliore della zona. Questa possiamo confermare. Confermato e certificato. È certificato. Va bene. Bollino d'oro. Va bene. Lei fa la DJ. Faccio la DJ personale dei Giampaolini qui. Capito, quindi che sei qua anni 80? Anni 80, sì, balliamo pure occasionalmente. Vabbè, come ti sembra sta fiera? È bella, è grande. Vabbè, tanti saluti a casa, tutta anche la famiglia. Anche a te, tutti quanti. Vabbè. Tanti auguri. Ciao. Che si fa? Ha fatto la corsa in San Martino. Dove? A Nereto sabato e domenica. Oggi l'ho fatta qua.
Quindi ci vediamo a Nereto sabato. Sabato e domenica, due giorni. Grande fiera. Speriamo. Grande fiera. Speriamo. Quanti banchi? Ah, qui a Nereto siamo 130. Nereto. Qui siamo sulle 220. C'è mosceria. È come il virus, le fiere è diventato come il coronavirus. Cammina lo stesso passo. Sì? Sì. Purtroppo è così. Speriamo che ritorno negli anni buoni, ma siamo qui. Ci vuole un po' di pace che non c'è più. Su San Martino come lo vedi? Te l'ho detto, non è che va un granché. Ieri sera qualcosa, già che mantiene il tempo è una grande cosa. Già che messa nebbia e non piove, ci fa fare qualcosina. Certo. Guardi qua, posto è stretto, la macchina, il cavio lontano e ho paura dell'acqua. Spero che sia questa sera, perché stamattina c'è una mosceria da non venire. Anche mo arriva la gente. È moscio come la mia vita. Sono diventato. Va bene. Ciao anche lì. San Martino, festa dei cornuti, io faccio un augurio sincero a tutti quelli che le portano, compreso il cervo. Che belle cervo. Sì, perché tu hai messo il vino cotto più buono che c'è. Bene, portate vino cotto per fare la sfida. Io poi sono curioso, se permetti. Se tu sei curioso, togliamo le curiosità. Va bene. Andiamo alla prova del vino cotto, alla fiera Cotta Mare. Io sto alla porta. È buono. Guarda che se uno mangia butta delle sfide, le sfide devono essere toste. È buono. Questo ha 8 anni di invecchiamento. 8 anni. E la mamma di quando è? No, lasciamo perdere la mamma, il mosto che ci vuole, l'uva buona. E la mamma non è questione, questa è la mamma già 30 anni. Però il vino è 8 anni che sta in botte di rovere, botte tostata, perché la botte non deve rilasciare il tannino, che il tannino dà fastidio al vino, mentre il vino crudo si mette in botte per il tannino, questo è il rovescio, il vino cotto. Complimenti maestro. Però se no questi dopo non ci crede. Modo si trittica la telecamera. No, è per tanto poco, capito? Succo d'uva. Succo d'uva. Qualcuno mi sta disturbando lì. Un succo d'uva, stavi dicendo. San Martino. Succo mirtillo. Sicuro che non è il vino novello? Per fare un ottimo succo di uva servono poche cose. Circa un chilogrammo di uva per ottenere circa mezzo litro di succo, un passatutto, un colino, un recipiente dove far finire l'uva una volta passata. Sta intervistiamo l'eroe, lui è l'eroe del giorno. Succo d'uva a Grotta Mare, cose nuove. Finisce qui con questo panino dai fratelli Mercoli di Corledara, qui a Grotta Mare, un'altra puntata di Dilla Stellina. Vi ricordo i nostri appuntamenti lunedì, martedì, giovedì e sabato alle 20 su Super J, canale 634. La mail di la stellina chiocciola superj.it, il numero WhatsApp 351 7532 450. Un ringraziamento a Fabio per le riprese, tutta Super J, come dice Stellina, fatti portare la Sagic. Salute allora a tutti. E allora tu dillo Stellina.